29 dicembre, Circumnavigando Festival propone dalle 15 quattro repliche di Officina Oceanografica Sentimentale della compagnia Samovar ai Giardini Luzzati. Dalle 15.30 Gustavo la vita di Andrea Farnetani in piazza Don Gallo e dalle 18 Time to Tell della compagnia Uni Gem Beast a Palazzo Ducale. Ci saranno diversi spettacoli per bambini a rapallo che inizieranno alle 15, 15.30, 16 e 17 in varie zone della città, filastrocche, burattini, circo e altro ancora. Per Cinema dalla Basilica alle 16 nella chiesa di San Salvatore il Vecchio, proiezione di film e merenda per bambini e famiglie, è uno degli eventi organizzati per le festività dal comune di Cogorno nell'ambito del progetto comunale SAI con la cooperativa Valdocco. Viola Villa, Andrea Benfante e alcuni simpatici personaggi racconteranno le più belle storie di Natale alle 16 a Villa Vicini a Zoagli, uno spettacolo per bambini dai 3 anni in su. All'oratorio di Nostra Signora del Suffragio a Santa Margherita Liguri alle 16.30 verrà presentato il volume di Giancarlo Bertagna, L'arte degli organi a Santa Margherita Ligure, edito da De Ferrari, che ripercorre la storia e l'attività delle famiglie Ciurlo, Rocca Tagliata e De Ferrari e presenta in agili schede gli organi delle chiese sammargheritesi. Seguirà un concerto dell'organista Fabio Macera. Alle 16.30 Portofino ospiterà per la prima volta un evento suggestivo, il Carillon Vivente, un appuntamento che promette di incantare stupire portando in scena la magia di una delle tradizioni natalizie più amate. Letture olfattive Trucca Bimbi a Moneglia con Alessandra Piazzi, l'appuntamento è alle 17 al Circolo Acli. Il Teatro Nazionale di Genova ospita alle 20.30 nella Sala Mercato uno spettacolo di Circumnavigando Festival e Poix de l'âme, tout est provisoire, di e con Chiara Marchese, un confronto fra una funambola e la sua anima rappresentata da una marionetta di fili da lei stessa creata. Un coro per Natale, il coro interparrocchiale di Levi, Camposasco e dintorni, diretto da Franco e Mario Trabucco, propone alle 21 un concerto nella chiesa di San Rufino a Levi con brani di Elgar, Mozart, Bach, Vivaldi, Trabucco e canti della tradizione natalizia. Le offerte saranno devolute a sostegno delle adozioni a distanza in Repubblica Centrafricana.